Non so bene quando starete vedendo questo video, però insomma dubito che sia già finito anche il 2022, quindi seguitemi perché vi voglio raccontare un pochino quali sono i videogiochi che attendo di più e di meno nei prossimi 12 mesi. Credo di essere un po' una voce fuori dal coro, ma il gioco che aspetto di più nel 2022, quello mio personale, è assolutamente God of War Ragnarok. Sapete, conoscete fin troppo bene il mio giudizio sul primo God of War, quello del 2018, insomma sapete che di fianco a una considerazione veramente molto positiva di quell'opera lì, avevo messo anche qualche appunto negativo. In primis non mi aveva convinto una certa mancanza di varietà, soprattutto per quello che riguardava i boss. Ecco, quindi mi aspetto che Ragnarok sia un po' come è stato per me God of War 2, cioè veramente la summa assoluta, l'espressione massima di questa idea creata, sviluppata, gestita da Cory Barlog. Quindi spero che sia proprio il massimo possibile di God of War e quindi lo aspetto tantissimo. E voglio continuare a essere la voce un po' particolare, un po' diversa, non necessariamente in bene, con il titolo che secondo me sarà una sorpresa. Infatti ho voluto posizionare qui la patch next gen di Cyberpunk 2077. So che in redazione mi odieranno perché alla fine non è un vero e proprio nuovo titolo, però credo, spero, mi auguro che quella sarà la sorpresa di quest'anno, perché insomma CD Projekt ha tantissimo da farsi perdonare. Io non lo so, io ho qualche cosa nella parte dietro del cervelletto che mi fa un po' sperare, un po' credere che non si tratterà soltanto di un aggiornamento grafico e basta per farlo girare figo su PS5, Series X, Series S, figo come si vede anche su PC, ma io spero che ci sia anche del contenuto, anche qualche cosa di originale inedito per riprendere in mano il gioco se qualcuno insomma lo ha finito o gli è passato la voglia di provarlo. Ecco, da questo punto di vista quindi spero che possa essere quella la sorpresa del 2022. Il gioco invece che tutti aspettano tantissimo, tutti tranne me? Vabbè, ma qui è facilissimo, insomma se mi seguite in live lo saprete perfettamente. C'è un titolo gigantesco, stradorato, elogiato, osannato da chiunque e che invece a me veramente mi entra da una parte e mi esce dall'altra. Ovviamente sto parlando di Elden Ring, la prossima potentissima opera di From Software, talmente potente che a me neanche mi sfiora. Purtroppo io non sono un amante di quella tipologia di titoli lì, io non riesco a gridare o urlare ogni volta che vedo un'immagine nuova, però mi rendo conto di essere strano. L'avevo detto che sarei stata un po' una voce fuori dal coro con questo video, quindi credo di averne azzeccate 3 su 3 per essere veramente molto strano e quindi criticabile. Però questo è il gioco che, sì, probabilmente che aspetto fra quelli stracelebrati, il gioco che aspetto meno. Direi che a questo punto è d'obbligo farmi sapere qui sotto, tra i commenti, se state vedendo questo video su YouTube o anche sul sito, se lo state vedendo insomma su multiplayer, fatemelo sapere tra i commenti o magari personalmente sul mio Instagram, scegliete voi dove. E poi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, suonate la campanella così non vi perdete neanche una notifica. E poi la cosa più bella di tutte, se questo video è stato di vostro gradimento, mettete un bel mi piace perché fa sempre piacere.